Ci sono i turisti che sciamano per le vie di Castello, italiani e stranieri. E nel rione, in uno dei quattro rioni storici di Cagliari, con pochi abitanti e anche poche attività commerciali, tra le poche attività commerciali c'è quella di Toni Di Giovanni. Dalla Marina, 50 anni, a Castello, una sorta di migrazione all'insegna del business, della ricerca di affari, un negozio, una bottega proprio oramai storica forse perché c'è da 5 anni, però lui sia destinato a durare, e poi anche un altro negozio, in questo caso una locanda quasi vecchio stile con prodotti genuini. Come mai la scelta di fare imprenditoria a Castello? Ma guarda, a Castello ho scelto di aprire delle attività qui a Castello perché penso che ci siano delle risorse veramente importanti, sia per il presente, tantomeno per il futuro, che io punto molto per il discorso della crescita di questo rione, che purtroppo oggi è ancora di più quando siamo arrivati 5 anni fa, era veramente, si può dire, anche abbandonato nel senso dei servizi, abbandonato nel senso appunto del non poter avere diverse soluzioni per poter vivere serenamente sia il residente che quando viene il turista a trovarci, per avere dei servizi che ne mancano veramente tanto, tipo il bancomat, che ne so, faccio un piccolissimo esempio. Qui abbiamo puntato e abbiamo scommesso perché ci credevamo, perché volevamo puntare sul supportare un qualcosa di diverso, cioè i prodotti a chilometro zero, prodotti biologici, cercare appunto di trovare la soluzione nel poter mangiare sano. Perché noi puntiamo sul mangiare sano, che per noi è fondamentale. Turisti da un lato, residenti dall'altra, residenti sempre meno, Castello è il rione meno popolato di Cagliari. Esattamente. Questo comporta una difficoltà per voi? Ma una difficoltà per noi è una tristezza per Cagliari, perché è un centro storico dove abbiamo veramente le bellezze incredibili, tra cui la cattedrale, e dove non c'è un'opportunità per potersi godere appunto questo posto, questo paradiso, purtroppo chiamiamolo pure morto, un paradiso morto, perché è un paradiso dove teniamo presente che gli ascensori, dove c'è un collegamento veramente con Castello, sono chiusi non da un mese, bensì da anni. Ascensori a parte, restando appunto nell'anima di Castello, tu porti con te l'esperienza di vita di un altro rione storico, quello che è la Marina. Ci sono delle differenze abissali tra la Marina e Castello, è inutile negarlo. Volendo tirare le somme, quali sono i punti di forza e quali le criticità? Ce l'hai detto. Che fare per Castello? Il parere, il punto di vista, anche i consigli di un imprenditore alle istituzioni? Le istituzioni, dico semplicemente che Castello è abbandonata, quindi fare da Castello, loro sanno perfettamente cosa c'è da fare a Castello, c'è da riprenderla e veramente risistemarla in tutti i settori e su tutti i punti di vista, dall'estetica dei palazzi sino arrivare ai servizi, sino arrivare appunto a dare un qualcosa di veramente di importante, prima di tutto al residente e poi al turista che viene, perché ne viene il turista. A 5 anni dal tuo esordio, qual è il tuo totale almeno? Ti dico il totale con tantissima difficoltà. Abbiamo creato queste due realtà, che sarebbero appunto la bottega di Castello e l'osteria di Castello. Però abbiamo avuto e abbiamo tuttora veramente tante difficoltà per cercare appunto di portare avanti queste due, io le considero belle, perché le abbiamo cresciute noi, le abbiamo portate su noi, le abbiamo create noi, queste due belle realtà.
non ti dico che ci sentiamo un po' così, sempre il discorso di abbandono, sentiamo un po' l'abbandono, e questo dispiace, perché comunque qui a Castello stiamo portando appunto servizio e stiamo portando un'ottima realtà, e speriamo, io sarei felice veramente che ce ne fossero tante altre, e sarei veramente molto 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 felice di questo.